Ciao, io mi chiamo Sydney, benvenuto sul mio canale e in particolare sulla mia rubrica russaliana, appunti russi di un'italiana, in cui ti racconto delle mie avventure quotidiane in Russia. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale e accendi le notifiche per saperne un po' di più sulla Russia, che è una grande parte della mia vita, e sulle varie cose che voglio raccontare e condividere sul tubo. Oggi siamo, siccome molti di voi mi hanno chiesto facci vedere la vita fuori Mosca, purtroppo io proprio la vita fuori Mosca non la posso far vedere perché non vivo fuori Mosca, ma posso portarvi a fare dei giri fuori Mosca, e oggi ci troviamo a Dmitrov, che è un paese fuori Mosca, un piccolo paese, e comincerò con un piccolo preambolo che siccome mi piace sempre raccontare le cose da una prospettiva personale, per me Dmitrov è famosa non per le altre cose per le quali probabilmente è famosa per gli altri, ma nella mia vita Dmitrov è importante perché ci passavo sempre quando andavo alla dacia. C'è stato un periodo della mia vita in cui ho avuto una relazione con una persona che aveva una dacia e che aveva un pezzo di terra, e noi andavamo spesso lì e io con la macchina passavo per Dmitrov, e da Dmitrov andavamo a Dubna, che è un altro paesino ancora più lontano, e da Dubna, attraverso le campagne desolate, arrivavamo alla dacia. Ci fermavamo a Dmitrov semplicemente per fare un po' di spesa o per fare uno spuntino o per fare la benzina, e quindi io tutti questi posti li ho già visti un bel po' di tempo fa, senza sapere che un giorno sarei venuta qui a fare un video per questo vlog. Alle mie spalle potete vedere la cattedrale della Dormizione, Uspensky Sabor, perché nella chiesa ortodossa si parla di Dormizione piuttosto che di Assunzione di Maria, è una cosa che non ho ancora chiarito, proverò a farlo a breve, magari vi aggiornerò nei commenti, però vi posso dire che con Uspiene si intende proprio la morte di Maria, che sarebbe morta come addormentandosi. In russo addormentarsi si dice zasypat, zasnut. E Uspenie viene da uspat, usnut, cioè lei sarebbe morta come addormentandosi, e questo si festeggia, si celebra nella chiesa ortodossa, anche se sia ortodossi che cattolici, mi risulta, ritengono che Maria sia stata assunta in cielo. Qui invece potete vedere uno dei tanti monumenti che si possono trovare in Russia di Cirillo e Metodio, che sono due santi evangelizzatori che avrebbero il merito di aver creato l'alfabeto cirillico, che diciamo non è andata esattamente così, ma così vuole la leggenda. Però se uno va ad approfondire, si studia un po' di filologia slava, non è proprio che Cirillo e Metodio hanno inventato l'alfabeto cirillico, però questo potrebbe essere l'argomento di un altro video. Tra parentesi, ho dimenticato di dirvi che questa cattedrale della Dormizione si trova all'interno del Cremlino, quindi quello che abbiamo appena visto è il Cremlino di Dmitrov. In questo momento ci troviamo all'interno del monastero Borisoglebskij, dei santi Boris e Gleb, che secondo la leggenda sarebbe stato fondato nel XII secolo insieme alla città di Dmitrov, fondata da Yuri Dolgarukhi, il cui monumento vi ho fatto vedere, si trova sulla piazza centrale della città. E questo monastero però, come molti altri edifici religiosi in Unione Sovietica, è stato usato per un periodo di tempo non a scopi religiosi. Questo qui in particolare dal 32 al 38 è stato il centro amministrativo del Dmitlag. Il Dmitlag è il gulag di Dmitrov, che si occupava della costruzione di un canale, che adesso vedremo. È nota per i parlanti della lingua italiana, gulag in russo significa glavne upravlenie lagerei,
non semplicemente il nome di un lager. Quindi il lager di Dimitrov si chiamava Dmitlag. Ancora una piccola nota: io non è che faccio la guida turistica, che so tutte queste cose. Quando io vado in giro, mio marito mi racconta delle cose e spesso devo fare fact checking, spesso non ci troviamo con le informazioni. E alcune altre cose io le so perché mio suocero era guida turistica, è stato guida turistica per tanti anni, anche lì devo spesso fare fact checking. Comunque io vado in giro e scopro cose sui posti in cui vado grazie alle persone con cui ci vado. Restigai di pesce e dopo per dessert pirajok s vishni, cioè pirog, non so, tipo pie, come si dice in italiano, con la ciliegia, no, con l'amarena, vishni e l'amarena. Infatti, ed è una cosa che la ripeto a tutti quelli che non conoscono il russo, il giardino dei ciliegi in russo non si chiama giardino dei ciliegi, si chiama giardino delle amarene, e quello è un pirog con le amarene. Questa rastigai di pesce è comprato nella trapesnaya del monastero. Molti monasteri, molte chiese in Russia hanno una trapesnaya, che è un posto dove si può comprare da mangiare, a volte ci si può addirittura sedere come in una tavola calda. I prodotti venduti nella trapesnaya sono fatti in casa, ma quello che volevo dire io è che portano reddito al monastero, alla chiesa, alle persone che lavorano per la chiesa. Ecco. Buono e genuino. Case in cui non necessariamente si vive tutto l'anno, magari ci vengono in vacanza le persone che vivono a Mosca, hanno il giardino, hanno la dacia, e o magari a volte alcune dacie si sono fatte particolarmente bene, si sono riscaldate, ci si può vivere anche in inverno, ma non è una cosa che tutti hanno e che tutti si possono permettere. Anche qui ci sono quelle case che nell'altro video voi avete chiamato case popolari, ma che qui non sono popolari perché sono le case in cui viveva la maggior parte della gente. E queste altre case qui, alcune sono vecchie, nel senso che magari sono state ereditate, poi sono state messe a nuovo, altre magari sono state costruite su pezzamenti di terra, pezzo pezzo, da persone che probabilmente appartengono alla classe media, che quindi piano piano con il duro lavoro si sono potuti permettere di avere una villetta fuori Mosca. E in alcuni quadri che adesso vi ho mostrato c'era qualche casina che magari non era proprio nuova nuova, e già vi vedo voi quelli là che nell'altro video mi avete detto però dipende come è venuta, per cui sei disordinata, sei sporca. Diciamoglielo a questi qua che
Però non è che voi siete poveri e quindi non avete potuto mettere a nuovo la dacia che vi ha lasciato la nonna. È che voi siete zuzzus ed è colpa vostra che non vi potete permettere una compagnia che ve la venga a imbiancare, a lucidare, a rimettere a nuovo. Ti parlavo poco fa del campo di concentramento che ha, cioè del gulag, quello che in italiano chiameremo gulag, che aveva l'amministrazione sul territorio del monastero dei Santi Paris e Gliev. Il campo di concentramento Dmitlag, scusate se sorrido perché faccio le papere quando parlo, non perché sia un tema divertente. Adesso cerco di fare una faccia contrita per fare contenti i commentatori, perché la mia faccia deve corrispondere necessariamente al contenuto delle cose che sto raccontando. Il campo di concentramento Dmitlag era dedicato alla realizzazione di un canale che collega, come potete vedere, la Moscova e il Volga. La storia di questo canale fa della città di Dmitrov un paese tranquillo, con una storia tragica. Ma non vi fa più ridere il fatto che io lo dico così seria, no? Comunque, la popolazione massima del campo di concentramento nel 1936 era di 192.000 persone, dati annotatemi da mio marito che mi fa le ricerche sulla storia russa per istruirmi. Per costruire questo canale sono morte tra le 700.000 e 1.500.000 di persone. C'erano molte fosse comuni sulle rive del canale, alcune di queste furono spostate per paura di contaminare l'acqua potabile di Mosca. Per costruire questo canale, all'epoca, furono demolite chiese e case. Mi sta passando un po'. Adesso, veramente, in questo canale ci si fanno il bagno i bambini. Poco fa stavano qua. Qualcuno ha fatto un picnic, ha lasciato la sua immondizia in quell'angolo e c'erano due chihuahua che saltellavano qua e là, che ci venivano a saltare. La nostra passeggiata finisce qui, adesso pian pianino noi torniamo a casa sul nostro treno regionale Električka. Se non hai ancora fatto, iscriviti a questo canale e accendi le notifiche per non perderti le mie prossime avventure in Russia, ma anche no.